Ronald Koeman, il brillante e rinomato allenatore della nazionale olandese, ha condiviso con entusiasmo e dettaglio gli elementi chiave del ruolo fondamentale svolto da Denzel Dumfries nei nostri schemi tattici, alla vigilia dell'attesissimo scontro di Nations League contro la formidabile squadra italiana. Iscriviti al nostro canale per ricevere le prossime news dell'Inter. Nello svelare questa entusiasmante strategia, mi sono dedicato personalmente a trasmettere a Dumfries l'estrema importanza della sua posizione nella squadra. Quando Lutscherel Gertruida si sposta a centrocampo, è imperativo che Dumfries mostri un approccio calcolato e intelligente, assicurandosi sempre che ci siano tre terzini dietro di lui. Tuttavia, è altrettanto fondamentale che eserciti la sua forza travolgente guidando inesorabilmente l'attacco, una delle sue principali virtù come giocatore. Il vero fulcro della nostra tattica sta nella capacità di creare ostacoli e difficoltà all'avversario, attraverso un'astuta alternanza di situazioni di gioco, imponendo una vera e propria sfida a chi ci ha di fronte. Pellegrini ricorda Berlusconi. Durante la grandiosa festa che ha celebrato l'anniversario della mia azienda, ho avuto l'onore e il privilegio di rendere un sentito omaggio alla figura iconica di Silvio Berlusconi, che ha assunto la presidenza del Milan appena 2 anni dopo la mia guida all'Inter. In quel momento speciale, ho condiviso un aneddoto accattivante che esemplifica vividamente questa occasione memorabile. Mentre ero presidente dell'Inter, sono riuscito a ingaggiare niente meno che Dennis Bergkamp, all'epoca considerato il miglior giocatore del mondo, oltre a portare in nerazzurro il talentuoso olandese Willem Jonk. E, non contento di queste rinomate acquisizioni, ho aggiunto al nostro roster anche le promettenti italiane Paganin, Festa e Dell'Anno. Insieme siamo diventati una vera e propria fortezza calcistica, una vera e propria nave da guerra e che incuteva timore agli avversari. Tuttavia, nonostante la vittoria della Coppa UEFA, il club ha affrontato sfide in campionato e, nonostante il mio successo, mi sono trovato nel bel mezzo di una crisi personale. Fu allora che ricevetti una lettera di aiuto molto speciale da parte di Berlusconi, da poco diventato presidente del Consiglio d'Italia, in cui esprimeva la sua amicizia e vicinanza. La lettera si concludeva con parole incoraggianti che riecheggiano ancora oggi. Viva l'Inter! Un suggestivo richiamo alla forza e all'unità che il calcio può portare.